Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 3 luglio 2024. Lo scorso 24 giugno, in seguito all'attacco ucraino contro Sebastopoli, costato la vita a diversi civili, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che il coinvolgimento degli Stati Uniti è certo e incontestabile. Le armi che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina non possono essere utilizzate senza la partecipazione diretta delle forze armate statunitensi, comprese le capacità satellitari. Lavrov ha aggiunto che, contrariamente a quanto si vocifera da alcune settimane, la Russia non sta tenendo alcun colloquio segreto con l'Occidente in merito alla situazione in Ucraina. Parallelamente, Putin si è recato in visita a Pyongyang per incontrare Kim Jong-un e siglare una partnership strategica che potrebbe sfociare nella consegna di sistemi d'arma russi alla Corea del Nord. Un'intesa dello stesso genere tra Russia e Iran sembra essere in dirittura d'arrivo. I rapporti tra Federazione Russa e Occidente sembrano peggiorare di giorno in giorno, mentre l'onda d'urto sprigionata dal conflitto russo-ucraino si irradia fino alla regione dell'Asia nord-orientale. Parliamo di tutto questo assieme a Roberto Buffagni, con ex militare, scrittore e collaboratore del sito Italia e il Mondo. Roberto, come sempre, grazie per essere qui. Ma grazie a te, Giacomo. Ciao, buongiorno. Come abbiamo visto, questo attacco con bombe a grappolo, peraltro, con missili ATACMS, che sono di fabbricazione statunitense e non possono essere lanciati senza un supporto concreto in materia di caricamento dati, diciamo gestione dell'attacco senza il personale statunitense. Quindi Lavrov ha chiarito subito il clima e ha parlato del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Tu cosa ne pensi? Dunque, in particolare su questo attacco non si è ancora capito, o io non ho ancora capito, non ho ancora avuto le informazioni sufficienti per capire se l'attacco sulla spiaggia era intenzionale oppure no. Il fatto che siano state usate le munizioni a grappolo fa pensare che sì, però potrebbe anche non essere così perché a poca distanza c'è una base militare russa, un aeroporto. Quindi potrebbe essere che o hanno sbagliato il lancio o è stato intercettato il missile dalla contraerea russa e quindi è caduto sulla spiaggia, non si sa. Non si sa se è stato intenzionale oppure no. Appunto, il fatto che siano state usate munizioni a grappolo fa pensare che sia stato un attacco intenzionale, perché le munizioni a grappolo sono delle armi che si rivolgono contro il personale, ovviamente, no? Sono degli shrapnel. Cade il missile, esplode a testata e proietta intorno a sé migliaia di queste piccole bombe che poi appunto, serve contro il personale, non contro, per esempio, una pista d'atterraggio o un hangar per gli aerei. Insomma, può essere che sia andata così. Comunque, fatto sta che alcuni civili russi che facevano il bagno sono stati colpiti, uccisi, molti altri feriti. Se la cosa è stata intenzionale, si tratta di un episodio che non ha nessuna influenza sulla condotta della guerra, cioè non modifica la situazione sul campo di battaglia e l'unica motivazione razionale è quella di provocare i russi a una escalation che possa provocare a sua volta un intervento diretto della NATO. Questo è lo scopo, perché gli ucraini sono in agonia e quindi hanno bisogno dell'intervento della NATO o perlomeno per prolungare questa agonia. Dico prolungare questa agonia perché l'intervento NATO è un conto, l'intervento americano è un altro. Cioè, sono due cose che preludono a sviluppi di un ordine di grandezza diverso, ovviamente, no? Se si tratta di questo, allora si può pensare che ci sia una volontà ucraina di condurre una campagna di tipo terroristico. Non soltanto questa, ma anche un paio di recenti episodi, sia quello del Crocus, sia quello che è stato represso duramente a Rostov, se ricordo bene, no? Questi militanti dell'ISIS che si sono sfilati
sono poi stati uccisi tutti dalle forze di sicurezza russe. Potrebbe essere una campagna terroristica volta a provocare una pesante escalation russa che in qualche modo costringa moralmente la NATO ad intervenire. Uno sviluppo che francamente ritengo abbastanza improbabile. Ritengo abbastanza improbabile per due motivi. Uno, perché attualmente i paesi NATO, esclusa l'America, non hanno le capacità per intervenire in modo significativo sul campo di battaglia. Cioè, se ci fosse la famosa coalition of the willing, no? L'intervento di paesi che fanno parte della NATO, ma non sotto la bandiera NATO, in Ucraina, a quanto pare le capacità di fornire contingenti significativi non c'è. Nel caso degli Stati Uniti, in prima persona, è estremamente improbabile che intervengano, perché ovviamente gli Stati Uniti non vogliono un conflitto diretto con la Russia, che è un'altra grande potenza nucleare. Sono evidenti due cose. Prima di tutto, che se intervenissero gli Stati Uniti, si tratterebbe di una guerra convenzionale tra due grandi potenze nucleari, dove la quantità di perdite, la quantità di danni e l'esito, cioè un esito, sarebbe un esito aperto, cioè non si sa chi vince, questo è il punto. Non si sa chi vince, e la Russia, dovendo combattere praticamente sul suo territorio, ha una serie di vantaggi importanti, no? Perché gli Stati Uniti dovrebbero fare una proiezione di forza gigantesca al di là dell'oceano, in Europa, dove non ci sono le strutture logistiche sufficienti, già pronte per un dispiegamento del genere, insomma. E poi, come ci ricordava lo studio dello US Army War College, di cui abbiamo parlato più volte, un conflitto diretto NATO, America compresa, contro la Russia è un conflitto per il quale questi studiosi prevedono un elevatissimo numero di perdite, intorno a 1 milione di perdite all'anno. Quindi, in questo caso, gli Stati Uniti dovrebbero, per esempio, anzitutto ricorrere alla coscrizione, a selective service, se non alla coscrizione obbligatoria di tutti, perlomeno a una leva selettiva di molto, molto ingente, no? Cosa che ha evidentemente dei costi politici, eccetera. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è il risultato delle elezioni europee che, pur non essendo state decisive, perché poi a quanto pare l'Unione Europea sostanzialmente ripresenterà la stessa coalizione di governo precedente, però incoraggia a una certa prudenza, soprattutto la Germania e la Francia, che hanno subito, i cui governi hanno subito delle pesanti sconfitte elettorali, anche in ragione del loro sostegno alla guerra in Ucraina. Quindi, prima di mandarci dei soldati ci pensano 2 o 3 mila volte. Questo è. Quindi, secondo me, sono degli episodi certamente gravi, ma sono degli episodi che molto probabilmente non daranno, ripeto, dal punto di vista militare non cambiano niente, dal punto di vista politico mi sembra difficile che cambino qualcosa. Questo mi sembra difficile per un motivo fondamentale, cioè che sino adesso i russi hanno dato l'impressione di non perdere mai di vista l'obiettivo della guerra. Cioè, ogni guerra deve avere un obiettivo ed è facile perderlo di vista, perché la guerra ha una sua dinamica intrinseca. Cioè, se non viene guidata
da un obiettivo politico, dalla razionalità dell'obiettivo politico, la guerra ha una sua dinamica intrinseca che tende verso gli estremi. Sì, certo. Allora, se tu tieni sempre sotto, se hai come stella polare l'obiettivo della guerra, la guerra si limita, perché non esistono obiettivi politici assoluti. Cioè, per esempio, come obiettivo politico, la conquista del mondo non è un obiettivo politico. È, per esempio, il sogno di Alessandro Magno, che è quello che ci è andato più vicino, però a un certo punto i suoi soldati gli hanno detto basta. Beh, direi. Allora, l'obiettivo assoluto, politicamente, l'obiettivo politico assoluto non esiste. La guerra assoluta esiste. Anzi, è nella logica della guerra tendere verso l'assoluto. Questo lo spiega molto bene Clausewitz, dopo se vuoi ne parliamo. Certo. Comunque, i russi, fino adesso, hanno tenuto costantemente di vista l'obiettivo politico della guerra e hanno adattato i loro obiettivi strategici a questo obiettivo politico. L'obiettivo politico della Russia, l'obiettivo politico principale è la neutralità dell'Ucraina e la disattivazione dell'Ucraina come bastione occidentale alla loro frontiera. Questo è l'obiettivo principale. Poi c'è l'obiettivo di lungo termine, che è la costruzione di una sicurezza condivisa in Europa, praticamente il ritiro della NATO. Questo è l'obiettivo a lungo termine. Ma l'obiettivo politico a breve termine è quello lì, neutralità dell'Ucraina, disattivazione del progetto occidentale di trasformarla in un bastione occidentale alle sue frontiere. Infatti hanno avuto tre paradigmi strategici i russi. Allora, primo paradigma strategico, ottenere per mezzo di una trattativa l'obiettivo della neutralità ucraina e della protezione del Donbass, delle popolazioni russofone del Donbass. Questo è stato il primo obiettivo strategico, il primo paradigma strategico. Infatti, pareva che questo obiettivo venisse raggiunto immediatamente dopo l'inizio della guerra, l'operazione militare, con la trattativa che si era aperta Sì. a Istanbul. Quando è fallito questo obiettivo, per l'intervento dei britannici e degli statunitensi, che hanno fatto fallire la trattativa, dopo si è instaurato un secondo paradigma strategico, sempre riferito all'obiettivo politico finale, cioè la distruzione delle forze armate ucraine. E questo è un obiettivo strategico che sta venendo raggiunto gradualmente con appunto la guerra d'attrito che i russi hanno scelto fin dall'inizio, posizionandosi sulla difensiva strategica nel Donbass all'inizio dell'operazione militare speciale. Poi c'è il terzo paradigma strategico, che si sta instaurando adesso perché, a quanto pare, è impossibile arrivare ad una trattativa e ad un trattato di pace significativo tra la Russia e l'Ucraina. Cioè, una volta che venisse raggiunto, e siamo molto vicini, una volta che venisse raggiunto realizzato il paradigma strategico della distruzione delle forze armate ucraine, la Russia potrebbe raggiungere il suo obiettivo politico se l'Ucraina addivenisse ad una trattativa, per esempio sulla base delle proposte che ha appena fatto Putin nel corso mentre si celebrava il G7 in Italia, no? Sì. Quella proposta di una base per la trattativa. Cioè, i russi vorrebbero una sistemazione definitiva, duratura del conflitto, quindi un trattato di pace, eh? Sì, Vorrebbero un trattato di pace.
se non viene raggiunto questo obiettivo strategico, se questo paradigma strategico non si realizza, c'è il terzo paradigma strategico che si sta instaurando adesso, cioè è la distruzione della statualità ucraina, la disintegrazione dell'Ucraina come paese coeso. Ed è per questo, per esempio, che i russi stanno, per la prima volta da poco tempo in qua, stanno colpendo sistematicamente le infrastrutture civili dell'Ucraina. Prima hanno colpito le infrastrutture a doppio uso. Sì. Anzi, all'inizio, nel primo paradigma strategico, hanno colpito soltanto le infrastrutture militari. Se non sono sbagliati, hanno colpito una volta un'antenna televisiva. Tutto il resto erano esclusivamente obiettivi militari. Hanno colpito soprattutto le postazioni antiaeree. Dopo hanno cominciato il secondo paradigma strategico, quello della distruzione delle forze armate ucraine, hanno colpito gli obiettivi a doppio uso, civile e militare. Adesso stanno colpendo le infrastrutture civili, soltanto civili, anche se ovviamente ogni infrastruttura civile può essere utilizzata anche per l'appoggio alle forze armate. Certo. Adesso stanno distruggendo le centrali elettriche. Prima colpivano soltanto gli scambiatori, cioè rendevano più faticoso, più difficile il servizio logistico agli uomini al fronte. Sì, sì. Non colpivano neanche gli snodi ferroviari, cioè all'inizio, che è una cosa abbastanza strana. Esatto. Adesso colpiscono le centrali elettriche. Cioè praticamente, da quanto ho letto, se procedono così, all'inizio dell'inverno gli ucraini restano a freddo. Tutta la popolazione ucraina non solo resta al freddo, ma ovviamente, siccome tutto funziona con l'elettricità, si trovano in un paese morto, con gravi conseguenze di tutti i generi, non soltanto sulle forze armate, sulla conduzione della guerra, ma sulla conduzione della vita quotidiana elementare, ovviamente, no? Quindi ci saranno anche delle morti, ci saranno dei civili che muoiono vengono uccisi indirettamente da questa campagna di colpi sulle centrali elettriche e sul resto delle infrastrutture civili che vengono sistematicamente colpite. Qui si vede, nella conduzione russa della guerra, si vede appunto una fedeltà alla stella polare dell'obiettivo politico. L'obiettivo politico resta. Il paradigma strategico sul campo si modifica in relazione al comportamento dell'avversario e a quello che accade sul campo di battaglia, ovviamente. Però l'obiettivo politico resta laggiù come il nord magnetico che indirizza la lancetta della bussola. Questo è, come dire, il segreto, la ricetta segreta per limitare l'escalation. Ed è anche la ragione, credo, per la quale appunto Putin viene criticato all'interno della Russia per la sua moderazione. A parte che Putin non mi sembra una persona sanguinaria, ma al di là del carattere personale, quale so ben poco, una cosa sicura invece è questa, che è uno stratega di prima classe. Allora, uno stratega di prima classe, appunto, non perde in guerra, non perde mai di vista l'obiettivo politico. Quindi, per raggiungere il suo obiettivo politico, Putin non ha bisogno di escalare, anzi, ha bisogno di contenere l'escalation. Il problema è inverso dalla parte occidentale e dalla parte ucraina. Perché sia gli occidentali sia gli ucraini non hanno più un obiettivo politico raggiungibile. Perché il primo obiettivo politico
degli occidentali, degli americani, era un obiettivo politico massimalista, quello della destabilizzazione della Russia e, se possibile, anche della sua frammentazione politica. È un obiettivo massimalista. Questo obiettivo politico, a questo obiettivo politico è corrisposta è corrisposto il primo paradigma strategico ucraino e occidentale. Cioè, sanzioni durissime e l'esercito ucraino che tenta di sconfiggere con una serie di rapidi, audaci attacchi le forze russe situate sul territorio dell'Ucraina. Fin qui siamo dentro a un paradigma razionale guidato da un obiettivo politico. Si può criticare l'obiettivo politico, cioè un obiettivo politico massimalista, molto audace, probabilmente anche troppo audace per tanti motivi, uno dei quali è per esempio il fatto che la Russia possiede 6.000 testate nucleari. Allora, se tu riesci effettivamente a destabilizzarla, dove vanno a finire queste 6.000 testate? Punto 1. Se tu invece non riesci a destabilizzarla, ma sei sul punto di destabilizzarla e di frammentarla, la Russia può reagire utilizzando le testate nucleari che possiede. Quindi forse proporre un obiettivo politico così non è una buona idea, però almeno lì l'obiettivo politico chiaro c'era. E quindi la conduzione della guerra da parte dell'Ucraina e dell'Occidente era una conduzione della guerra razionale. Quando però questo obiettivo si è dimostrato irraggiungibile, cioè sostanzialmente dopo il fallimento della controffensiva del 2023, no? Sulla quale sia l'Ucraina sia l'Occidente riponevano tutte le loro speranze. Una volta fallita clamorosamente e sanguinosamente questa controffensiva, è diventato evidente che l'obiettivo politico che si erano proposto gli ucraini e gli occidentali era un obiettivo politico irraggiungibile. È solo che non ce l'hanno un altro. L'hanno detto anche i baltici, non abbiamo alcun piano B. Però se tu non c'hai un piano B e il piano A è impossibile, qual è il problema? È un grosso problema questo. Allora, se non c'è un obiettivo politico raggiungibile a disposizione degli ucraini e degli americani, questi sono gli attori principali, la conduzione della guerra esce dalla razionalità, tende ad uscire dalla razionalità. Perché se tu non hai, cioè per esempio, l'obiettivo di danneggiare la Russia, di farle del male, di tenere aperta una ferita sul tuo fianco in Ucraina, non è un vero e proprio obiettivo politico. Cioè non è che si fa la guerra per far del male a qualcuno. Poi certo, nella guerra in qualunque guerra si sviluppa una forte ostilità col nemico, quindi se gli fai del male sei contento, però questo, ripeto, questo non è un obiettivo politico. Allora, se l'obiettivo politico A è impossibile e tu non hai l'obiettivo politico B, la guerra tende a prenderti la mano, ti prende la mano e appunto fai delle cose per fare del male al nemico, nella speranza che il nemico venga risucchiato nel comportamento irrazionale che tu stai tenendo, in modo da far salire agli estremi la dinamica della guerra. E questo è il fatto. Sì, infatti un ragionamento non politico, è un ragionamento completamente, non è un ragionamento, verrebbe da dire, al quale peraltro la Russia sta rispondendo in maniera abbastanza, sì, come dicevi tu, moderazione, ma politicamente molto attivo, perché questi viaggi di Putin, per esempio in Corea del Nord, in Iran, queste
che scopo hanno? Di allargare il discorso, secondo me, all'architettura di sicurezza non europea, ma eurasiatica. Cioè, ha collegato il conflitto russo-ucraino, la situazione russo-ucraina, a una, diciamo, una situazione che si protrae dagli anni 50, che è quella coreana, per esempio. E quindi ha messo sul piatto della bilancia tante cose. Cioè, il comportamento russo, ripeto, è un comportamento politicamente razionale. Cioè, cosa si fa? Quando si è in guerra, cosa si fa? Una delle prime cose che si fa è cercare di formare una coalizione di alleati, una coalizione di amici, una coalizione di neutrali favorevoli, no? Cioè, la seconda guerra mondiale, per esempio, si è combattuta fra coalizioni. La Germania nazista aveva formato un'importante coalizione, alla quale partecipavano con maggior o minor grado di entusiasmo anche molti paesi occupati dalla Germania. Cioè, per esempio, l'Ucraina, occupata dalla Germania, ha mandato 300.000 uomini sul fronte orientale. C'erano dei contingenti belgi, contingenti olandesi, contingenti francesi. Un reparto di SS francesi ha difeso, è stato l'ultimo a difendere il bunker di Zerdolfo. Poi c'era l'Italia, ovviamente, la Romania, la Bulgaria. Cioè, la Germania ha costruito un sistema di alleanze. E altrettanto hanno fatto, ovviamente, gli inglesi, che poi sono riusciti appunto ad allearsi con gli americani e con i russi. Però, cioè, questo è ovviamente un comportamento razionale base, cioè è evidente che tu, quando sei in guerra, cerchi di avere più alleanze che puoi, togliere quanti più amici e alleati possibili al nemico. Cose elementari. In questo caso i russi stanno cercando di stringere alleanze anche militari sui fronti che gli interessano di più, che sono quei tre fronti lì. Sono il fronte dove è interessata direttamente la Cina e il fronte dove è interessato direttamente l'Iran, e sono interessati anche loro, perché il Mediterraneo e la Cina storicamente gli interessa molto. È il famoso accesso ai mari caldi che loro agognano da secoli. Quindi è un comportamento razionale. Comportamento razionale guidato da un obiettivo politico molto chiaro, che tra l'altro è un obiettivo politico, cioè l'obiettivo politico immediato, diciamo, della neutralizzazione dell'Ucraina e della protezione delle comunità russe in Ucraina, si sposa senza grossi problemi con l'obiettivo strategico politico strategico a lungo termine, che è quello appunto del ridisegno del sistema di sicurezza, prima europeo e poi mondiale. E questo sistema di alleanze favorisce questo obiettivo a lungo termine, naturalmente, no? Cioè, semplicemente questi qua una strategia ce l'hanno. Questi ce l'hanno una strategia e hanno un obiettivo politico. Noi no. In poche parole, i russi ragionano come Clausewitz, in termini clausewitziani. Sì, esatto. E adesso, visto che mi hai detto che stai leggendo, hai già letto il libro di Girard su Ascendere Clausewitz, pensare Clausewitz fino in fondo, mi sono preso un paio di citazioni da Clausewitz, dal primo capitolo di Clausewitz, che sicuramente Girard ne parla. Aspetta un po' che adesso leggo una cosetta. Allora, qua dice: vediamo un po' cosa dice nel primo capitolo di Clausewitz, della guerra, che è l'unico capitolo che lui ha perfezionato. Qui definisce la guerra come un atto di forza che ha per il scopo di costringere l'avversario a sottomettersi alla nostra volontà. Poi al capoverso 3 si intitola Impiego assoluto della forza. E cosa dice?
Gli spiriti umanitari potrebbero immaginare che esistano metodi tecnici per disarmare o abbattere l'avversario senza infliggergli troppe ferite, e che sia questa la finalità autentica dell'arte militare. Per quanto seducente ne sia l'apparenza, occorre distruggere tale errore, poiché in questioni pericolose, come la guerra, sono appunto gli errori risultanti da bontà d'animo quelli maggiormente perniciosi. Poiché l'impiego della forza fisica in tutta la sua portata non esclude affatto la cooperazione dell'intelligenza, colui che impiega tale forza senza restrizione, senza risparmio di sangue, acquista il sopravvento sopra un avversario che non faccia altrettanto e, sottolineiamo, gli detta in conseguenza la propria legge. Ed entrambi i principi di azione tendono così verso l'assoluto, senza trovare altri limiti che nei contrappesi insiti in essi. Entrambi i principi di azione tendono così verso l'assoluto. Per fortuna succede una cosa. Qui lui perfeziona la definizione precedente. La guerra è un atto di forza all'impiego della quale non esistono limiti. I belligeranti si impongono legge mutualmente, ma risulta un'azione reciproca che logicamente deve condurre all'estremo. Qui però dice anche un'altra cosa. Anche ammesso che la tensione delle forze fino all'estremo costituisca qualcosa di concreto ed irrealizzabile, occorre tenere presente che lo spirito umano difficilmente si adatterebbe in pratica a simili fantasticherie della deduzione logica. In molti casi si dovrebbe verificare uno spiegamento di forze superfluo in contrasto con altri principi dell'arte di governo. Gli altri principi dell'arte di governo sono gli obiettivi politici, ed uno sforzo di volontà sproporzionato alla entità degli scopi, e quindi impossibile, perché la forza della volontà umana non trae origine mai da sottigliezze cerebrali. Quindi se noi lasciamo il campo l'astrazione per considerare la realtà, tutto cambia. Nel campo dell'astrazione predomina l'ottimismo. Qui significa che è assurdo che lui dica che nel campo dell'astrazione, cioè quello dove la guerra arriva all'assoluto, predomina l'ottimismo. Ottimismo nel senso che la guerra diventa conforme al suo concetto, quindi si sviluppa secondo la Monteus Extreme. Vi si dovrebbe presumere, cioè nel campo dell'astrazione predomina l'ottimismo, vi si dovrebbe presumere che i due avversari non solo mirino alla perfezione, che è appunto la guerra assoluta, ma altresì la raggiungano. Ma perché in realtà questo si verifichi, occorrerebbe 1) che la guerra fosse un atto completamente isolato, sorgente improvviso, senza collegarsi con la vita statale antecedente. 2) che la guerra si riassumesse in una sola decisione o in decisioni, sia pur multiple, ma simultanee. 3) che la guerra potesse chiudere in se stessa un risultato definitivo e non fosse influenzata dalla previsione della situazione politica che deve succederle. Questo è il punto 3, no? Quando prima parlavamo dell'obiettivo politico della guerra, che non si deve mai perdere di vista, questo concetto viene riassunto al punto 3 che ho appena letto. Che la guerra potrebbe arrivare agli estremi se potesse chiudere in se stessa un risultato definitivo e non fosse influenzato dalla previsione della situazione politica che deve succederle. Mentre il punto 2, che la guerra arriverebbe all'assoluto se si riassumesse in una sola decisione o in decisioni sia pur multiple ma simultanee, prevede, senza saperlo, quello che succede nel caso dello scatenamento di un conflitto nucleare. Perché in un conflitto nucleare si arriva alla guerra assoluta
con una sola decisione o con una serie di decisioni simultanee. Allora, può avere un obiettivo politico la guerra nucleare? Sì, è possibile, ci vuole molta immaginazione, diciamo così. Cioè, l'obiettivo politico della guerra nucleare, quando Kennedy chiese ai suoi analisti militari, ma qui parlo della crisi dei missili cubani, ma qui, se facciamo una guerra nucleare con l'Unione Sovietica, cioè qual è la previsione, il nostro obiettivo? E l'analisi che gli hanno presentato era questa. L'obiettivo politico è che alla fine di questa guerra, di questo scambio nucleare strategico, gli Stati Uniti restino l'unica potenza relativamente più forte di tutte le altre. Quindi bisogna attaccare non soltanto l'Unione Sovietica, ma anche l'India. Certo. Perché altrimenti, se noi ci distruggiamo con l'Unione Sovietica e un'altra potenza resta intatta, a questo punto è lei che diventa l'egemone mondiale, no? A questo punto Kennedy ha detto, cioè il commento è stato, noi ci chiamiamo umanità. Qui, in questo brevissimo brano di Clausewitz che ho appena letto, secondo me è racchiuso in nuce il problema della guerra ucraina attuale. Cioè il problema della mancanza di un obiettivo politico dell'Occidente e della incapacità degli Stati Uniti di accettare la sconfitta. È un problema di non poco conto, se ci riflette. È un problema gigantesco. Perché fallito il primo obiettivo massimalista con il quale gli Stati Uniti si sono chiusi lo spazio di manovra diplomatica e politica, le alternative che gli stanno davanti non sono tante. Sono: uno, accettare la sconfitta e ridurre il danno. È quello che continuano a proporgli in tutti i modi, inventandosi tutte le confezioni possibili, quegli autori, quegli analisti della RAND, come Samuel Chalup, che fin dall'anno scorso raccomandano appunto una riduzione del danno e sottolineano che non è nell'interesse degli Stati Uniti escalare, anzi è nell'interesse degli Stati Uniti appunto ridurre il danno e implicitamente accettare la sconfitta, perché è così: tu dichiari prima che vuoi raggiungere un obiettivo, quello della destabilizzazione della Russia. La Russia è diventata più forte di prima, quindi tu hai fallito clamorosamente il tuo obiettivo. A questo punto, il piano B, c'è il piano B. Il piano B è accettare la sconfitta e renderla il meno dannosa possibile per sé. Il punto è che probabilmente ritengono non accettabile questa prospettiva, perché, esatto, perché ha ragione Manuel Todd quando muove un'obiezione a Mersheimer. Dice Mersheimer sì, molto, molto in gamba, ce ne fossero, però sopravvaluta il proprio paese, perché dice sì, per gli Stati Uniti questa non era una guerra esistenziale, ma lo è diventata. Perché hanno messo sul piatto tutto ciò che avevano, tutta la propria credibilità. E se viene a mancare quella, crolla tutto, vista la situazione in cui si trovano, che sono costretti a importare capitali dal resto del mondo per potersi mantenere. Se il resto del mondo non crede più, che tutto si basa sulle percezioni, in fin dei conti, se il resto del mondo non crede più che gli Stati Uniti siano invulnerabili, siano la più grande superpotenza al mondo, che non possano essere sfidati, si viene a materializzare un problema di dimensioni gigantesche. Io credo che sia questo il calcolo che fanno, non so se sei d'accordo. Guarda, io riferisco a questo fatto che mi ha colpito. Più volte il presidente Biden ha detto, ehi, ma noi siamo gli Stati Uniti,
lo stato più potente di tutta la storia umana. Lo dice più volte, però ci crede. Allora, a parte il fatto che non è vero, non è vero, cioè non è vero, perché per esempio se, lo confronti, se confronti gli Stati Uniti con l'Orda d'Oro di Gengis Khan, l'Orda d'Oro di Gengis Khan vince 5-0. Quindi... Sì, sì. Certo. Questi si sono presi la Cina, si sono presi la Russia, si sono presi questo, quello, e hanno costruito un impero stabile, che poi ha un po' ridotto i suoi confini, perché dopo un pezzo di Russia si sono perso, eccetera. Però la dinastia Ming in Cina se l'hanno fondata loro, poi certo si sono sinizzati, dopo sembravano meno mongoli, però sì, sì. Però comunque vabbè, insomma, questo è una parte. Cioè, questi sono effettivamente convinti di questa cosa, sono convinti di essere lo stato più potente di tutta la storia umana, e lo stato più potente di tutta la storia umana, che per di più è anche un egemone benevolo, non può subire una sconfitta di questo genere, non può subire una sconfitta di questo ordine di grandezza, perché altrimenti gli crolla l'idea di sé, gli crolla, io non lo so se sia per una questione quella che dicevi tu, io mi intendo di economia, non ci capisco niente, non so se sia quanto sia importante, cioè sarà sicuramente importante, ma non lo so quanto. Cioè, e la mia impressione è che non stiano facendo dei grandi calcoli. Cioè, non mi sembra una decisione fondata su analisi approfondite del rapporto costi-benefici, che stanno facendo le proiezioni. Anche perché poi come si fa a fare una... Cioè, un'analisi costi-benefici di un... che si proietta su 20, 30, 50 anni, è estremamente difficile, estremamente incerto da fare. Come fai? Come fai a sapere come va a finire una cosa fra 20 anni, 50, non sa mica. Poi appunto, non lo so, io di calcoli ne vedo sfornare un'infinità, però ho l'impressione che la motivazione principale di questa incapacità di accettare la sconfitta sia una motivazione diversa, sia una motivazione che risiede sotto il livello della coscienza, cioè, dove per esempio si forma, dove si cristallizza il mito della nazione, cioè il mito fondativo degli Stati Uniti. Cioè gli va ad incrinare una sconfitta, adesso gli va ad incrinare il mito fondativo dell'America come religione, l'America come stato eccezionale, come stato unico, perché bisogna osservare questa cosa, secondo me è molto importante, che gli Stati Uniti nascono da un gruppo di profughi che scappano dall'Inghilterra per ragioni religiose, per trovare la libertà in un altro paese, e si identificano immediatamente con l'esodo della Bibbia, l'esodo del popolo eletto, no? Sì. La Israele che fugge dal faraone verso la terra promessa. Per questi profughi puritani, l'America è la terra promessa. Ed è così che viene intesa non solo da loro, ma viene intesa da tutta l'Europa, l'America. Viene intesa come il nuovo mondo, il luogo di un nuovo inizio. Sì, sì. Allora, appena sono arrivati, c'è un momento in cui si profila il sogno, l'utopia di una vera e propria terra promessa, dove non soltanto scorre latte e miele, ma dove il leone giace accanto all'agnello, perché per esempio la festività dello Thanksgiving, sì, origina, come sai,
dal fatto che quando questi sono arrivati, i primi pellegrini americani sono arrivati, sono stabiliti lì, questi non riuscivano a sopravvivere da soli, e c'è stata una tribù indiana lì vicino che ne ha avuto compassione, gli ha dato da mangiare, no? Li ha aiutati a uscire da un momento veramente difficile. Qui è lì che nasce anche il mito della principessa Pocahontas, no? Sì. La principessa indiana che si innamora del capitano John Smith, eccetera. Questo è il momento in cui la terra promessa sembra un nuovo Eden. Poi sono successe tante cose che sono andate in una direzione diversa. Però, quando poi c'è la rivoluzione americana, lì succede una cosa che lì è veramente strana, è veramente un paese strano l'America. Cioè, lì gli Stati Uniti, cioè i ribelli che poi diventeranno gli Stati Uniti, vengono aiutati in modo decisivo dalla Francia. Sì. E lì la decisione di aiutarli è una decisione razionale e realistica da parte del governo francese, in funzione antibritannica, ovviamente. Sì, però, Napoleone lo diceva apertamente: userò le 13 colonie per infliggere alla Gran Bretagna una sconfitta epocale. Cosa del certo, ovviamente. Però contemporaneamente anche un'altra cosa: chi va là a comandare il contingente francese è Lafayette, quello che poi diventerà uno dei principali protagonisti della rivoluzione francese. Sì. Tra l'altro uno dei motivi, una delle cause della rivoluzione francese è che mandando questo contingente negli Stati Uniti, cioè in America, lo Stato francese si è scassato il bilancio, una voragine di debito pazzesco. Ma a parte questo, la cosa interessante è questa, che Lafayette, quando è andato là, di fatto è come se avesse realizzato là la rivoluzione che non riuscivano, che i francesi illuministi non riuscivano a realizzare a casa loro. Perché c'era una grande attesa, no? una grande attesa di una modernizzazione, di una rivoluzione dei costumi, della vita, di tutto. C'era appunto l'illuminismo che aveva conquistato anche le classi superiori. Quindi andando là, cioè, la rivoluzione non riusciamo a farla da noi, la facciamo là. Poi dopo l'hanno fatta anche a casa loro. Ma dopo c'è il ritorno del favore, e cioè D-Day, no? Lo sbarco in Normandia. Quando gli americani sbarcano in Normandia, restituiscono il favore ai francesi. E a questo punto si pensano come la nazione che deve redimere l'Europa dal male dell'assolutismo, in questo caso dal male della dittatura nazista, eccetera, eccetera, no? I fascismi e via dicendo. E portare la libertà, la prosperità, l'eguaglianza. Si cristallizza il mito dell'America come nazione che redime il mondo. E comincia a redimerlo a partire da Omaha Beach. Poi va quasi tutto benissimo, nel senso che poi i paesi che fino a un momento prima erano stati paesi nemici vengono conquistati dal progetto americano, accolgono naturalmente con soddisfazione, con gioia, gli aiuti americani del piano Marshall, la democrazia si diffonde dappertutto, trova un ostacolo nella cortina di ferro, però l'opera di redenzione americana prosegue. Poi sembrava che fosse ripartita con il crollo dell'Unione Sovietica. Non c'è più la cortina di ferro. A questo punto noi continuiamo la nostra opera redentrice fino a coprire il mondo intero.
E adesso sono fuori i russi con queste storie dell'Ucraina che qua vincono. E quindi viene a cadere quello che è il mito fondatore della nazione e dell'idea di sé che hanno gli americani. Secondo me questo è un importante elemento nella incapacità degli Stati Uniti di valutare con realismo politico la situazione, perché questo è. Sì, quindi praticamente non c'è nulla, secondo questa interpretazione, alla base più che qualcosa di politico, cioè un tentativo insomma di mantenere i propri privilegi, eccetera, è come se fosse, se questa sconfitta prefigurasse un crollo, cioè una crisi di nervi, una messa in discussione dell'identità e della missione storica che questo paese si è intestato. Sì, cioè l'aspetto razionale, cioè la difesa dei propri interessi, dei propri privilegi, ovviamente c'è, ma questa qui è una cosa che si associa sempre a qualunque progetto. Cioè non esiste il progetto, non esiste che una classe dirigente organizza un progetto storico nel quale diventa povera e impotente. Cioè, non esiste questa cosa. Non si è mai verificata. Allora, è ovvio che qualunque progetto storico poi coincide con degli interessi che con il tempo diventano interessi costituiti, diventano un fattore anche inerziale, eccetera. Questo non c'è il minimo dubbio. O per esempio in Ucraina c'è sicuramente un sacco di compagnie americane che si sono comprate mezza Ucraina, e qua se l'Ucraina viene disintegrata, qui i loro soldi salutano. Ma questo è un aspetto sicuramente importante, cioè, perché poi questi sono grandi interessi che fanno pressione anche sulla decisione politica, non c'è dubbio. Però a mio avviso questo è relativamente secondario rispetto a quello che io ritengo essere l'aspetto principale, cioè il disorientamento della dirigenza americana rispetto alla possibilità che si manifesti in modo inequivocabile questa sconfitta, perché questa sconfitta implica l'interruzione di un moto e di un mito plurisecolare. Cioè questi, se vengono sconfitti e accettano una sconfitta, diventano una nazione come tutte le altre. Perché c'è da notare bene che gli americani, secondo loro, non hanno mai ricevuto una vera sconfitta. Sì, questo è vero. In effetti non hanno mai pagato il prezzo di nessuna... Non hanno pagato il prezzo, ma le guerre le hanno perse. Sì, ma il prezzo l'ha pagato qualcun altro però. Esatto. Infatti, questo è un discorso che Mersheimer fa spesso, cioè dice, ci sono due... Questa situazione produce effetti a cascata, perché il fatto di non pagare mai il prezzo dei propri errori porta anche a una deresponsabilizzazione, no? Quindi tutte le classi dirigenti che si imbarcano in queste operazioni inconcludenti, nella migliore delle ipotesi, devastanti, in molti casi, pensiamo al Vietnam per esempio, ma l'Iraq, vogliamo pensare all'Afghanistan. Siccome non pagano il prezzo, rimangono più o meno sempre continuano a gravitare attorno ai ruoli dirigenti. Sì. Quindi non c'è un cambio, la circolazione delle lead di cui parlava Pareto non c'è, sono sempre quelli. Ma guarda, per esempio il generale Petraeus, uno che non l'ha imbroccata una nella sua vita, una, questo qui è tranquillamente a capo del fondo che si è appena comprato la team italiana, no? Allora, oltre a consigliare telefonate brevi e caute, questo è un caso esemplare, cioè questo non è imbroccata una nella sua vita, una che è una, né come militare né come politico, è un disastro ambulante. È stato persino coinvolto in uno scandaletto sessuale, sì. Sessuale,
lì ho rischiato, però anche quella gli è andata bene. Quindi questo l'ha pagato zero. E ha trattato, cioè, sono cose che effettivamente non è che consigliano prudenza, perché qui il punto, ecco, un altro punto importante, diciamo così, di metodo, è questo qua. Cioè che la dinamica della Monteos Extremes, della guerra che prende la mano ai combattenti e punta verso la guerra assoluta, cioè guerra assoluta vuol dire lo sterminio dell'avversario, questo vuol dire, cioè che non ce ne resta più neanche uno, questo è il concetto base della guerra assoluta. Allora, quella dinamica lì viene interrotta appunto da un obiettivo politico, cioè dal pensiero di chi guida la guerra, e dopo? Cioè dopo cosa succede? No? Ipotesi 1. Motivo 1. Motivo 2, dalla paura. Dalla paura hobbesiana. Cioè, e se ci va male? Cioè, quanto costa questa, quanto costa la guerra assoluta? Fino a quando te, se non c'è un obiettivo politico, se non c'è un obiettivo politico che guida e limita la guerra, e adesso per esempio gli Stati Uniti non ce l'hanno un obiettivo politico vero e proprio, dovrebbe però tenere botta la paura hobbesiana. Cioè tu, a un certo punto, mentre l'escalation fa un passettino, un altro passettino, sale un gradino, sale un altro gradino, sale un altro gradino, sale un altro gradino, a un certo punto ti chiedi, ma dopo, cioè, se poi ci vaporizzano, cioè, ci vaporizzano me personalmente, i miei amici, mia moglie, mio figlio, forse è meglio fermarsi. Fino a quando tiene botta la paura, l'escalation trova un limite. Quando, non, cioè, quando questo non accade, o quando si arriva in una situazione che, come dice Clausewitz, una situazione in cui la guerra può essere risolta con una sola decisione o con più decisioni ma simultanee, cioè nel caso di uno scambio nucleare strategico, in questo caso basta che ne sbagli una, cioè basta che prendi quella decisione lì una volta e la guerra diventa immediatamente assoluta in un modo che Clausewitz non poteva sospettare, perché ovviamente non c'era la bomba atomica nel tempo suo, no? Esatto. Sì, sì. Cioè qua, ragazzi, qui neanche nelle classi dirigenti europee c'è nessuno che pensa, ma e dopo? Cioè qui, cosa, cioè, e dopo cosa facciamo? Non c'è. Questa cosa non c'è. Cioè non c'è nessuno che formalmente, ufficialmente, in modo razionale, si chieda, e dopo la guerra in Ucraina, dopo la guerra finisce, allora dopo cosa succede? Cioè, che sistemazione politica si dà all'Europa? Qui c'è da punire la Russia, dice, e come fai? Sì, torna in ballo quel discorso che avevano affrontato Mearsheimer e Walt da un lato, Sikorsky e McFaul dall'altro, cioè l'ex ministro degli esteri polacco e l'ex ambasciatore statunitense in Russia, mi sembra, Michael McFaul, sì, era in Russia, Mearsheimer e Walt, che erano due della scuola realista e che nelle loro interpretazioni della crisi ucraina hanno cercato ciascuno di affermare il proprio punto di vista, quello realista, Mearsheimer e Walt, quello invece potremmo definirlo idealista, promosso da McFaul e Sikorsky, e gli spettatori, la platea che osservava questo dialogo ha sposato in massa, mi verrebbe da dire, le posizioni di Sikorsky e McFaul, perché i quali sostenevano che bisogna dare una lezione alla Russia, perché non deve più essere messa nelle condizioni di replicare un'operazione come quella che ha messo in campo in Ucraina. Bisogna dare un esempio. Tra l'altro questa posizione di tipo moralistico è una posizione che viene sostenuta da un altro elemento centrale del mito americano. Cioè, siccome per arrivare al D-Day, cioè al momento in cui l'America comincia a diventare la nazione redentrice del mondo, c'è la storia che porta al D-Day, e lì viene identificato il momento chiave in cui la Seconda Guerra Mondiale deve essere, cioè,
viene determinata, viene identificato nell'appeasement a Monaco. Sì, certo. Anzi, anche un po' prima si dice: abbiamo permesso a Hitler di occupare la Ruhr, abbiamo permesso l'annessione del corridoio di Danzica, abbiamo permesso la circoscrizione della Cecoslovacchia, gli abbiamo permesso una serie di atti che violavano la situazione descritta dai trattati successivi alla prima guerra mondiale, e in questo modo lo abbiamo incoraggiato ad una surenchère, ad una escalation verso la guerra. Quindi non dobbiamo farlo mai più. È nostro compito fare quello che abbiamo fatto nella seconda guerra mondiale, nella quale, nonostante questi errori commessi dalla vecchia Europa negli anni precedenti, noi abbiamo raddrizzato la situazione, abbiamo raddrizzato i torti precedenti. Questo non deve accadere mai più ed è nostra responsabilità, come appunto nazione più forte di tutta la storia dell'umanità e come nazione redentrice del mondo, evitare che questo, prevenire che questo si ripeta. Certo. Questo fa parte appunto del racconto che gli Stati Uniti si fanno a questo proposito. Poi, questo è un mito, eh? È un mito. Certo. Però i miti sono terribilmente potenti a volte. I miti sono la giustificazione fondamentale che le persone danno ai propri comportamenti, e anche se sono molto distanti dalla realtà fattuale, fino a quando non crollano, continuano a giustificarli. È in base a questo mito che quando fanno i sondaggi e chiedono chi ha vinto la seconda guerra mondiale, tutti dicono che l'hanno vinta gli americani, che invece l'hanno vinto, cioè, ovviamente l'hanno vinto i russi, eh? Cioè, la guerra mondiale sul fronte occidentale l'hanno vinto i russi, hanno inflitto l'80% delle perdite alla Wehrmacht, cioè, quando mai. Quindi qui, questa è una cosa che teoricamente la sanno tutti, teoricamente. Poi di fatto è come se non la sapessero. Anzi, tu hai poi visto quella conferenza di Laos no? Hai visto che lì ha detto una cosa che mi ha stupefatto. Cioè ha detto che questa idea falsa che gli americani e i britannici hanno vinto la seconda guerra mondiale non soltanto è diffusa tra la popolazione così in generale, che non è certamente tenuta a conoscere bene la storia, eccetera, ma addirittura ci credono e viene insegnata, per esempio dove ha insegnato lui, che è il Naval War College, cioè lì ci studiano gli ufficiali superiori della Marina americana. Cioè questi qua credono di aver vinto la seconda guerra mondiale. Allora, qui evidentemente il mito ha preso il sopravvento, ha preso la mano. Perché è totalmente, fattualmente falsa. Poi uno può odiare Stalin, odiare l'Unione Sovietica, cioè, può dare qualunque giudizio che vuole sui russi, però i russi la guerra mondiale sul fronte centrale l'ha vinta loro, punto. Perché se non ci fosse stata l'operazione Bagration, dove hanno fatto fuori 60-70 divisioni sovietiche, il D-Day io dubito che si sarebbe concluso come si è concluso. Magari lo sbarco lo facevano, però per arrivare fino a Berlino sarebbero dovuti morire svariati milioni di ragazzi americani, eh? Sì, anche perché la Wehrmacht non era esattamente un piccolo esercito, era una macchina da guerra spaventosa, quindi... Certo, appunto il D-Day è stato fatto, giustamente, quando era possibile farlo, cioè quando è riuscita l'operazione Bagration dei russi,
che è un'operazione che ha accerchiato e distrutto, non mi ricordo più, 60 o 70 divisioni tedesche. Se i tedeschi avessero potuto mandare 30 divisioni in Francia, e beh, era tutta un'altra gioia, tutta un'altra partita, tutta un'altra partita. Magari sarebbe andata a finire bene lo stesso, anzi, probabilmente sarebbe andata a finire bene lo stesso per il campo avverso, perché gli americani di lì a poco avrebbero trovato la bomba atomica, quindi magari un aiutino, però sicuramente gli americani non avrebbero avuto 500.000 perdite come hanno avuto. Sì, esatto. Però qui si sente, cioè si sente all'opera la potenza del mito e si sente il timore, cioè il brivido che passa nella schiena alla dirigenza americana di fronte alla possibilità che questo mito non ci sia più. Tutto quello che dicono i realisti è: ma guardate come stanno le cose, guardate, cioè, come se gli prendessero la testa e gliela mettessero sulla realtà. Guarda lì, guarda cosa sta succedendo. Non vedi che gli ucraini non possono vincere, possono solo perdere. Il dubbio è quanto perdono. E più avanti andiamo, peggio perdono. E peggio perdono loro, peggio perdiamo noi, ovviamente. Glielo dicono, glielo ridicono, glielo tornano a dire, questi non ascoltano. Questi non ascoltano. Sì. Perfetto, abbiamo messo tanta carne al fuoco, siamo in conclusione. Io vi ricordo come sempre che il mio canale si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda al filmato, tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso. Roberto, come sempre, sempre gradissimo per le tue riflessioni. Ci risentiamo Ciao. Presto e buona serata a tutti. Ciao, ciao, buona serata anche a te.